Parlerò di wormhole come di scorciatoie che consentano di viaggiare tra punti distanti del nostro universo in tempi molto più brevi che non per via ordinaria. Per spiegare l'origine del nome wormhole, buco del verme, e per capire che cosa sono, utilizziamo questa immagine. Pensiamo all'universo come alla buccia di una mela e pensiamo ad un abitante dell'universo come una formica che si muova su questa buccia. Per andare dal punto in cui si trova al punto antipodale, la formica per via ordinaria non può far altro che percorrere una curva sulla buccia della mela. Se però un verme scava un tunnel dal punto di partenza al punto di arrivo, la formica avrà a disposizione una scorciatoia che le consenta di arrivare a destinazione in un tempo molto minore. La caratteristica fondamentale del wormhole in tal senso è la sua attraversabilità. Attraversabilità vuol dire che dobbiamo pensare che nel punto di massimo restringimento, la cosiddetta gola del wormhole, possa passare un essere umano, una navicella spaziale, e poi che nel passaggio dalla bocca di partenza alla bocca di uscita del wormhole, il wormhole si mantenga un tempo sufficiente a compiere per intero il tragitto. Dal punto di vista della relatività generale, i wormhole rappresentano soluzioni speculative ed esotiche, speculative in quanto non esistono prove sperimentali, esotiche in quanto richiedono materia con proprietà speciali, esotiche per l'appunto. Nonostante le difficoltà teoriche che ci sono, è opinione di Kip Thorne che ci sia ancora la possibilità di giustificare in un quadro teorico più approfondito l'esistenza dei wormhole, e quindi possiamo ancora immaginare che una qualche civiltà avanzata possa sfruttare queste scorciatoie per viaggiare tra punti distanti del nostro universo.